fatto della pizzica il simbolo della vivacità culturale pugliese e trasformato il folklore salentino in un genere apprezzato in ogni parte del mondo. Daniele Durante, il maggiore esperto di musica popolare del Salento, è morto a 66 anni nella sua casa di Lecce. Una vita dedicata alla riscoperta delle tradizioni popolari italiane. Dal 2016 era il direttore artistico della Fondazione Notte della Taranta. Musicista eclettico, studioso e sperimentatore, indimenticabili i suoi arrangiamenti di brani come Serenata, Luna o Trantina, Pizzicarella. Negli anni 70 è stato tra i fondatori del Canzoniere Greganico Salentino, gruppo pioniere della pizzica in chiave sociale e politica. Se vedi onna al mare, non le di mire, non le di mire. Sono tu le lacrime mei, fiumi d'argento, fiumi d'argento. Da Carmen Consoli a Ludovico Einaudi, da Rafael Gualazzi a Clementino ed Enzo Avitabile, tante le collaborazioni nella sua lunga carriera. Era uno spirito critico Daniele Durante, autore di Xylella, il brano di denuncia sulla morte degli ulivi, e di Not Up, la canzone di lotta contro lo sfruttamento del paesaggio salentino.